Ciao a tutti amici di News Formula 1, benvenuti a questa nuova puntata di Formula Fan, puntata un po' particolare quest'oggi perché siamo qui per commentare le qualifiche del Gran Premio d'Austria in questo venerdì. Ricordiamo ovviamente che è un weekend sprint, quindi qualifiche che segneranno la griglia per la gara sprint di domani, gara sprint che vedrà partire dalla pole position Max Verstappen, che è stato protagonista di un ultimo tentativo spettacolare nel Q3, quando sembrava aver ormai ceduto la pole position ai due piloti a Leclerc, ma anche la seconda posizione a Carlos Sainz, ha tirato fuori un ultimo settore veramente clamoroso. Io do il benvenuto intanto ad Alessio Corona. Ciao Alessio. Ciao a tutti ragazzi, è un piacere stare qui con voi come sempre, grazie per l'invito. Ciao Gianmaria. Bene, allora direi di continuare con questo primo commento alle qualifiche. Direi che Max Verstappen è stato assolutamente eccellente per tutte le sessioni, ma è stata, se vogliamo, più dura del previsto per lui perché dopo le FP1 sembrava lui potesse veramente prenderla col caffè, bevendo un caffè tranquillamente questa qualifica, questa pole position. Invece se l'è dovuta sudare anche parecchio contro due Ferrari veramente, veramente in forma. Entrambi i piloti, secondo il mio modesto parere, hanno fatto molto, molto bene. Leclerc, secondo, a 29 millesimi dall'olandese, Sainz, terzo, a 82 millesimi da Verstappen. Veramente poco da ridire sulle prestazioni di entrambi i piloti. Una Ferrari che, secondo me, è stata anche più performante del previsto su questo circuito, a conferma della bontà di questo progetto tecnico della Rossa che riesce veramente ad andare forte su tutti i tracciati, anche quelli che sembrano più favorevoli alla Red Bull. Qualifica che ha visto come protagonista, almeno nel Q1 e nel Q2, anche la Mercedes, che Alessio, per questa volta, per questa qualifica, è stata tradita, se vogliamo, dai suoi due piloti, che per tutto l'anno hanno un po', portato sulle spalle il peso di una vettura non performante. La vettura finalmente è competitiva in questo weekend austriaco, dopo che anche già Silverstone era stata molto molto forte. Sia Hamilton che Russell però nel Q3 hanno commesso due errori abbastanza gravi, e entrambi sono andati a finire contro le barriere. Tra l'altro Hamilton nel team radio subito dopo è sembrato molto molto deluso perché il suo ingegnere di pista gli aveva detto che una P2 e P3 poteva essere possibile e sarebbe stato sicuramente molto interessante sia in vista di domani che in vista di domani l'altro. Hamilton partirà quindi decimo con Russell quinto. Quarta posizione per Sergio Perez, protagonista di un caso molto particolare e ne parleremo perché qui sembra veramente che i regolamenti siano applicati, soprattutto anche quelli legati ai track limits che dovrebbero essere nero o bianco, in maniera un po' arbitraria. Ma di questo ne parleremo più avanti. Perez, che comunque non è mai stato sul passo né dei due Ferrari né del compagno di squadra, ha sempre fatto molta fatica con la vettura, citando problemi di sottosterzo e di difficoltà di mandare in temperatura le gomme. Per quanto riguarda il resto, molto bene le Alpine e le Haas, entrambi team con entrambe le vetture nel Q3. Ocon sesto, batte Alonso che è nono e in mezzo a questo sandwich ci sono le due As di Magnussen e Schumacher, settima e ottava. Molto male mi verrebbe da dire la McLaren questo weekend, solo quindicesimo e sedicesimo Norris e Ricciardo. Norris che ha avuto problemi con i freni per tutta la qualifica, non riusciva a fermare la macchina e nel Q2 non era neppure riuscito a effettuare un giro. Malissimo ancora una volta in qualifica l'Aston Martin. Stroll 17esimo, Vettel 20esimo. Mentre una nota di merito a parer mio va data a Alexander Albon, che ha fatto dodicesimo con una Williams che, grazie anche al pacchetto di upgrade portato a Silverstone, si sta sicuramente riprendendo. Alessio, ennesima qualifica spettacolare di questo campionato. Direi di cominciare da un tuo primo commento su quello che abbiamo visto quest'oggi a Spielberg.
Sì, esatto, qualifica molto spettacolare, soprattutto per quella che è la zona calda, ovvero il Q3, che ci ha regalato degli attimi di alta tensione, soprattutto per sia i tifosi Ferrari, ma soprattutto anche gli Orange che erano presenti lì sul tracciato di Spielberg, e insomma incitavano con fumogeni e urla il loro pilota di punta, il campione del mondo in carica, Max Verstappen. Devo dire che l'ultimo tentativo è stato davvero spettacolare da parte dei primi tre, insomma. Quando vediamo tre macchine in un decimo, e i distacchi li hai già detti correttamente tu, non si può, tra virgolette, recriminare nulla. Sono stati quasi perfetti tutti e tre, insomma, se mi passi il termine. Io devo dire, la reazione che ho avuto in diretta è stata un wow nel momento in cui ho visto Max ottenere la pole position, perché dopo aver visto un primo settore giallo, un secondo settore giallo, che per i nostri telespettatori vuol dire che non si stava migliorando neanche sul suo miglior tempo personale, mi chiedo dove abbia trovato questi 2 decimi o poco più, poco meno. Insomma, poi lì appena avremo gli intertempi precisi vi sapremo dare maggiore notizie, però sappiamo che il terzo settore è fatto da due curve tra l'altro spettacolari, forse le più belle dell'intero mondiale di Formula 1, perché si fanno in discesa o sono una più veloce dell'altra, quasi come in una lavagna, il pilota si trova come dentro una lavatrice. Abbiamo sentito anche l'ultimo giro di Leclerc, che con una velocità di punta a curva 10 quasi superiore ai 250 km/h in discesa, il pilota lì deve anche stare attento ai track limit, perché abbiamo visto moltissimi giri cancellati per i track limit, e soprattutto all'uscita dall'ultima curva. Poi andremo a parlare anche di quello che ha coinvolto l'altro pilota della casa Red Bull, ovvero il messicano Checo Perez. Direi, guarda, di analizzare anche quella che è stata la performance, ahimè, negativa per la casa Mercedes, perché la macchina sembra incominciare a dare ottime sensazioni, soprattutto a Lewis Hamilton, visto che quest'anno è sempre stato quello un pochettino più in difficoltà a gestire questa W013. E due incidenti che sulla carta sono molto diversi tra di loro, a partire dal fatto che sono avvenuti in due zone diverse del tracciato, in due curve molto diverse, che però in comune hanno una cosa, ovvero la perdita del posteriore. I piloti entrambi hanno sofferto proprio di perdita di carico sul retrotreno. Hamilton nel primo caso in inserimento proprio in curva, perché quella curva lì poi dopo la analizzeremo anche nel giro di pista al simulatore. In quella curva non si frena neanche, si fa un leggero lift sull'acceleratore, si entra insomma con molta cattiveria, si sfiora il cordolo a sinistra e Hamilton l'ha persa proprio in percorrenza. Russell invece ha perso la monoposto all'ultima curva, ancora proprio prima di entrare, quindi ha avuto un sovrasterzo incredibile, e lì poi il tracciato di Spielberg non perdona, una pista velocissima, frenetica, tre zone DRS, mai un momento di respiro per il pilota, soprattutto per quello che è in testa, perché è una pista dove è praticamente impossibile scappare per chi sta davanti, viste appunto le tre zone DRS. Quindi peccato, mi viene da dire peccato per i due piloti della Mercedes, tanto lavoro da fare per i meccanici, non sappiamo se ci sono state anche delle rotture interne, perché entrambi hanno preso una bella botta sul retrotreno, soprattutto Russell, anche se lì non c'è un cordolo, ma ci sono insomma quegli, non mi viene il termine, quelli comunque che con l'acqua dentro che ammortizzano il colpo, adesso mi sfugge il termine tecnico, scusami. E insomma, però peccato, guarda, la cosa che non mi è piaciuta assolutamente, non so, poi magari parleremo anche di questo, è stato il boato degli Orange, i fischi che hanno lanciato a entrambi i piloti, proprio Disgustoso, brutto, disgustoso brutto, veramente, brutto, brutto, bruttissimo. veramente, veramente poco. Poco sportivo, probabilmente insomma hanno ripagato un po' quello che è capitato a Max, a Cops, a parti chiaramente invertite, però sia da una parte che dall'altra un atteggiamento davvero poco poco sportivo. Quindi peccato davvero per le Mercedes. Tra i due però mi sbilancio nel dire che secondo me l'errore, quello un po' più grave, è quello di Hamilton, perché Hamilton era già al terzo giro di gomma, cioè nel suo terzo giro lanciato, quindi la gomma aveva già parecchi giri sulle spalle, tra il giro lanciato chiaramente quello di cool down e di raffreddamento, quindi secondo me si stava migliorando ed era appunto sui tempi di Sainz, che in quel momento lì era terzo e forse poteva giocarsi appunto la P2 o la P3 virtuale con un ottimo terzo settore. Secondo me ha
ha patito un po' il crollo della gomma, il fatto che quest'ultima appunto fosse già parecchio usurata e secondo me poteva magari rallentare e concentrarsi per il prossimo tentativo. Però, come evidenziato anche da Sky, Hamilton non commetteva un errore in qualifica da Brasile 2017, quindi insomma direi che su questo... Glielo possiamo anche concedere ogni tanto. Ma assolutamente sì, su quello che è il 7 volte campione del mondo e sulla performance che lui ha sempre dimostrato in qualifica, visto le 103 pole position, insomma di cosa stiamo parlando, il più vincente di tutti i tempi da quel lato lì, almeno al sabato e anche poi alla domenica chiaramente, però peccato davvero, perché dopo Silverstone sicuramente avevano voglia di confermarsi, avevano probabilmente anche paura del fatto che a Silverstone ci fosse stata questa super prestazione, soprattutto da parte di Lewis, vista la pista che è praticamente conforme ideale per quelle che sono le caratteristiche tecniche della W13, porpoising sparito, Hamilton è il più veloce in gara, insomma avevano voglia sia di riscatto ma anche di riconferme, soprattutto Russell, e purtroppo hanno commesso entrambi due errori comunque molto gravi che sicuramente condizioneranno il resto del weekend, visto la presenza della sprint qualifying proprio nella giornata di domani. Per concludere questa prima analisi, io dico colpo di reni, se mi viene da dire, per Verstappen, oppure pole position ottenuta in zona Cesarini, insomma, per citare un po' un paragone calcistico. Però bravo Max, chapeau, io sono rimasto esterrefatto perché non si vede tutti i giorni dopo i primi due settori gialli un miglioramento. Tra l'altro non ha fatto neanche un fucsia, perché i fucsia sono nel suo, il primo settore, che però non si è migliorato nell'ultimo tentativo, ma nel secondo e nel terzo rimangono di Leclerc, quindi è abbastanza clamoroso. Mi sbilancio anche nel dire che secondo me la Ferrari ha un setup molto più carico rispetto alla Red Bull, vista l'alta velocità che ha mostrato soprattutto Leclerc nel secondo, ma ancora di più nel terzo settore, che probabilmente gli potrebbe dare anche un vantaggio nell'ottica della gestione degli pneumatici in gara. Non sappiamo ancora la mescola con cui partiranno né domani né ovviamente domenica, perché ragioneranno giornata per giornata. Però comunque sì, molto 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 bene la Ferrari. Spielberg è una pista che ha sempre sofferto la rossa, dove ha sempre sofferto appunto la rossa, per cui molto molto bene, insomma due piloti distanziati di 50 millesimi l'uno dall'altro, 80 millesimi dal leader, chapeau. Sicuramente questa nuova ala posteriore che hanno portato da Montreal in poi sta evidenziando il duro lavoro svolto a Maranello, e Mattia Binotto ne ha parlato anche nel pre-gara, che è un'ala che per essere sviluppata ha richiesto mesi e mesi di duro lavoro. Questa nuova ala posteriore, che non solo ha l'obiettivo di alleggerire quello che è il peso anche nel retrotreno, ma favorire anche quello che è il downforce, quindi lo scarico a terra, il generamento di carico aerodinamico, e all'occorrenza, all'apertura poi del DRS, ridurre quella che è la resistenza all'avanzamento. Quindi sicuramente un aggiornamento promosso a pieni voti per la Ferrari, questa nuova ala posteriore. Sì, abbiamo visto anche quelli portati a Silverstone a livello delle pance, che sono stati assolutamente positivi come aggiornamenti, e qui si è confermata anche comunque un F1 75 assolutamente di livello su tutti i circuiti, come ho detto in precedenza, anche qui dove sembrava in effetti potesse soffrire sulla carta, anche se in realtà questo è un circuito in cui la trazione è molto importante. La rossa ha dimostrato di essere forse la miglior vettura in trazione e anche in frenata, che anche qui è un'altra caratteristica molto importante da avere. Molto bene Sainz, mi è piaciuto molto Sainz oggi in qualifica, che generalmente soffre, lo sappiamo, rispetto a Leclerc. Chissà che proprio la vittoria di Silverstone gli abbia dato qualcosa in più in termini anche di fiducia, perché è sotto al decimo, insomma a circa mezzo decimo dietro a Leclerc, sicuramente molto meglio rispetto a come si è comportato Checo Perez questo weekend, nonostante anche Sainz avesse sofferto un po' nelle FP1, quindi duro lavoro, buon lavoro anche da parte del pilota spagnolo nel rimettersi subito in scia a Leclerc, e questo potrebbe essere un bel vantaggio in ottica sia della gara di domani ma anche della gara di domenica, perché non sappiamo se Perez effettivamente resterà in questa posizione. È successo un po', parliamo subito, togliamoci subito questo il dente, ecco. È stato un caso stranissimo quello di Perez, perché è andato nettamente oltre quelli che sono i track limits in curva 8, una curva dove generalmente nessun pilota va mai oltre i track limits, perché essendoci dei cordoli abbastanza alti si perde del tempo. Ora, il suo tempo non è stato annullato, stranamente, perché
appunto poi quando vai oltre anche in curva 1 il tempo viene annullato, anche in curva 10, quindi veramente veramente strana questa decisione, anzi questa non decisione della FIA, dei commissari, per qualcosa che dovrebbe essere veramente nero bianco. E perché è così importante? Perché il miglior tempo di Perez nel Q2 è appunto stato effettuato andando oltre ai track limits, e Perez sarebbe stato eliminato nel Q2, sarebbe partito undicesimo, credo, dodicesimo, domani. Dodicesimo. Senza questo, diciamo, se il tempo fosse stato annullato, ecco. Quindi una situazione veramente particolare. Ora, io sono andato a leggere le note del direttore di gara che vengono date ai team tutti i giovedì, e nelle note effettivamente c'era scritto soltanto di curva 10, che sarebbe stato annullato il giro corrente, diciamo, e il giro successivo, qualora il pilota fosse andato oltre in curva 10. Però abbiamo visto durante il weekend, sia nelle categorie minori che anche in Formula 1, in qualifica, quanti giri sono stati annullati per essere andati oltre in curva 1, per essere andati oltre anche in curva 9. Quindi è stato veramente un caso stranissimo questo, e mi aspetto, Alessio, una penalità. Ora non so quanto grande potrà essere la penalità. Perez a questo punto dovrebbe partire effettivamente dodicesimo, dovrebbe essere annullato il suo tempo, ma non so dal punto di vista regolamentare se effettivamente si può fare questo dopo che un pilota ormai ha già partecipato al Q3, alla sessione successiva, e soprattutto non è dato l'opportunità a un pilota come Gasly, che lo avrebbe meritato perché l'Alfa Tauri, insomma, non è assolutamente così competitiva, però Gasly ha fatto un'ottima prestazione quest'oggi, di partecipare alla top 10. Quindi veramente una situazione che mi lascia alquanto perplesso. Sì, concordo con tutto quello che hai detto. Situazione molto ambigua, devo dire. Decisione anche abbastanza incomprensibile, secondo me, per due motivi, secondo me. Il primo, perché comunque se questa decisione fosse stata presa subito, come per gli altri track limits, allora staremmo parlando di un giro annullato, cancellato, e quindi un Checo Perez che non avrebbe neanche preso parte all'ultima sessione di qualifica, ovvero al Q3. Voglio credere che in quella curva lì non ci sia un sensore, perché, come appunto hai descritto già correttamente tu, al giovedì, al briefing del pre-gara, sicuramente in direzione gara, la FIA ha stabilito che vi fosse un sensore all'uscita di curva 10 che prevedeva l'annullamento del tempo corrente e quello del giro successivo. Di conseguenza, probabilmente non c'era un sensore in quella curva lì, però gli onboard parlano chiaro. Nel momento in cui è arrivato l'onboard in diretta nazionale su Sky, avrebbero dovuto vederlo anche in direzione gara. Secondo me una decisione che si sarebbe dovuto prendere è: Perez non prenderà parte all'ultima sessione di qualifica, richiamate subito Gasly dentro la vettura perché è lui che prende parte. Perché, come giustamente hai detto tu, il suo miglior crono è stato fatto con un off track. Che, guarda, in difesa di Perez, l'unica cosa ti dico che anche al simulatore non hai idea di quanti track limits ho preso su questa pista. È difficilissimo stare, tra virgolette. Sì, è molto complicata, è molto molto complicata. Cioè, curva 10 è veramente, passatemi il termine, bastarda, nel senso che è una curva dove si entra con quasi 240 km orari in discesa, dove la forza centripeta ti spinge fuori con una forza appunto inaudita, ed è molto difficile per il pilota controsterzare leggermente e rimanere dentro il tracciato, perché chiaramente più si sta larghi, più si guadagna qualche chilometro orario di velocità in percorrenza, quindi più si trae appunto vantaggio. Quindi in quella curva lì ha senso il track limits. In curva 8, onestamente, no, come già hai spiegato tu, perché se vai troppo sul cordolo, come ha fatto Perez, perdi tempo. Anche se lui comunque poi si è migliorato e bene nel terzo settore, in quel tentativo lì, ma sicuramente non per Però ha come ha perso fatto in quella quella zona. curva. Esatto, sicuramente in quella zona lì ha perso. Ecco, ora, la penalità che possono dare, io onestamente non la so. Io mi aspetto e vorrei anche vedere una Ferrari che sbatti i pugni sul tavolo da qui fino alle 19. Mi sembra che verrà richiamato in direzione gara Checo Perez, quindi nei prossimi 10 minuti, perché comunque è importante. Cioè, se Perez dovesse partire tredicesimo, veramente si apre lo scenario che hai descritto tu in precedenza: 2 punte contro una. Sicuramente Perez rimonterà, però hai 21 giri, mi sembra, a tua disposizione, quindi non hai 70 giri di gara, quindi sicuramente il weekend di Perez sarebbe compromesso. Sono
sulla carta è abbastanza chiaro che dovrà ricevere una penalità. Ne hanno parlato Sky, hanno fatto vedere gli onboard, è chiaro ed evidente che si tratta di un track limits. Non sappiamo però che tipo di penalità. Se dovessero applicare il regolamento alla lettera, in teoria dovrebbe partire, come hai detto tu, dalla dodicesima posizione, perché dargli 3-5 posizioni di penalità mi sembra abbastanza assurda come cosa, anche perché tu comunque l'hai già fatto andare in Q3, paradossalmente lo esponi anche a quelli che sono i rischi del Q3, visti anche gli incidenti che ci sono stati. Adesso poi, se Grazie. sei d'accordo, andiamo magari ad analizzare anche quelli che sono stati gli incidenti nel dettaglio, sia di Russell che di Hamilton. Però se veramente non c'era un sensore e se le immagini sono arrivate quando già la Q2 era conclusa, va bene così, analizzeranno il tutto e prenderanno sicuramente la decisione migliore. Ecco, non c'è ovviamente il caso di fare polemica, insomma. Sicuramente ci sarà una penalità, voglio sperare che sia così, insomma, se viene veramente applicato il regolamento alla lettera come è giusto che sia. O comunque mi aspetto una missione da parte dei commissari e dire, ops, abbiamo fatto una cavolata, perché o lo annulliamo oppure proprio non ne parliamo neanche, lì non Esatto. consideriamo, non monitoriamo i track limits, perché non lo so, quando è venuta fuori la comunicazione, non lo so, ero un po' confuso perché pensavo che non fossero monitorati in quella zona i track limits. Posso capire in curva 1 che se vai largo ma tieni il piede giù, magari qualcosina puoi guadagnare, posso capire in curva 9, ovviamente, in curva 10, ma lì è una zona sinceramente poco, diciamo, remunerativa, ecco, dal punto di vista del tempo guadagnato tagliando la pista. Poi, ovviamente, la soluzione la sappiamo tutti quale sarebbe, la ghiaia, però purtroppo non Esatto. possiamo solo sognare il suo ritorno, mi sa. Hai citato giustamente gli incidenti dei due piloti della Mercedes. Io direi, anche sfruttando il tuo classico giro di pista, di andarli un po' ad esaminare, ovviamente. Allora, sì, giro. Sì, sono stati due Giro. incidenti, come hai detto tu, diversi, ma che hanno il comune denominatore della perdita del posteriore. Può essere magari questa una qualcosa che fa anche riferimento al setup della Mercedes, un setup magari molto più scarico. Cosa ne pensi da questo punto di vista? Ovviamente adesso ci spiegherai tutto anche con il giro. Allora, per rispondere alla prima domanda che hai fatto, visto il gran tempo, passami il termine, che Lewis stava facendo nel primo settore dove c'è una curva di numero, e una curva tra l'altro molto difficile che adesso la andiamo ad analizzare, sì, mi viene da pensare che la Mercedes fosse molto, molto, molto scarica, che abbia, concedimi di dire, forse quasi definitivamente risolto il problema del porpoising, vuoi grazie a questo nuovo fondo, il doppio tirante, le soluzioni che hanno portato, il nuovo aggancio della sospensione, insomma tutti gli aggiornamenti portati a Silverstone che sicuramente hanno funzionato molto molto bene sulla monoposto. Poi non sono nessuno assolutamente per aprire polemiche, soffiate FIA, non FIA, Toto Wolff, quello è troppo complicato e la verità non si saprà mai assolutamente. Però analizziamo un attimo allora quello che è il tracciato austriaco di Spielberg. Allora, curva 1, perché curva 1 è molto impegnativa? Per vari motivi, soprattutto. Allora, visto anche le condizioni climatiche, atmosferiche che c'erano e l'orario in cui si è svolto la qualifica, la prima cosa già difficile da gestire è il sole, perché tu arrivi e hai completamente il sole in faccia, sugli occhi, quindi non vedi il punto di frenata, quindi devi andare proprio ad istinto. Si frena poco prima del cartello dei 50 metri, all'incirca sui 70-75, e il punto di corda è cieco perché è in salita. Bisogna aggredire tantissimo il cordolo interno e poi sfruttare tutta la pista in uscita andando a sfiorare questi salsicciotti gialli sulla sinistra, ovviamente. Anche qui stando attenti agli off track, perché se si va larghi, A si perde tempo e B il giro viene cancellato. Ci lanciamo adesso qua su in salita, il primo settore feudo Red Bull, come abbiamo visto quest'oggi, e Mercedes. Adesso qui arriviamo al primo punto di frenata. Qua si frena all'incirca gli 80 metri, esattamente qui, si sta molto larghi in ingresso. Bisogna aggredire tantissimo il cordolo a destra. In uscita qua bisogna essere molto dolci sul gas, sfruttare il short shift, qui anche con il volante ho dovuto controsterzare per tenere la macchina in uscita. E adesso qui c'è la seconda zona di RS, arriviamo a curva 4, anche questa frenata molto molto critica per via del banking negativo, che sarebbe appunto l'angolo di inclinazione della curva. Si sta molto larghi, si frena poco prima anche qua il cartello dei 100 metri, e questa è
una curva molto critica dove molto spesso i piloti si lamentano di avere sottosterzo proprio per via del banking negativo come primo fattore, e secondo fattore perché si frena in trial braking, cioè il pilota mentre sta già frenando e scalando marcia deve già contemporaneamente sterzare, quindi una curva molto molto insidiosa dove spesso abbiamo visto anche degli off track sia in gara ma anche in qualifica. Qui poi si va dolci dolci sul oggi gas, ne abbiamo terza. Visto moltissimo. Sì, esatto, esatto. Qui poi al simulatore chiaramente si sta sempre stretti a destra per fare meno metri, ma nella realtà li abbiamo visti sfruttare tutto il cordolo alla sinistra. E qui adesso siamo già nel secondo settore, qui si sta larghi, non si frena praticamente, si alza leggermente il pedale dell'acceleratore e si entra cattivissimi in questa curva. Si sfrutta poi tutta la pista qua in uscita, anche questo è un punto molto critico, ed ecco, qui arriviamo adesso alla famosa curva dove Lewis Hamilton ha perso la vettura. Qual è il punto esatto dove Lewis ha perso la sua W13? Proprio qui, in questo punto qua esatto, quando stava mettendo la macchina in inserimento curva, ha avuto una perdita sul posteriore che l'ha portato a dover controsterzare, si è innescato un effetto pendolo e la macchina poi è andata dritta in ghiaia. Quindi dicevo, una curva molto veloce, perché qui si entra, adesso non riesco a vedere il numero sul volante che mi dà la velocità di percorrenza, però credo saremo intorno ai 260 km/h, quindi una velocità spaventosa, davvero non si frena, si alza leggermente il pedale dall'acceleratore e si entra appunto in curva, e qui è l'off track. Vedete, qui appunto io sono stato attento perché anche al simulatore, se vai completamente sul cordolo, il gioco ti dice track limits, devi appunto abortire il giro. Qui si va in pieno, si sfrutta anche qui tutta la pista, prima a destra e poi a sinistra. Adesso arriviamo nella zona spettacolare, ovvero la curva 9. Curva 9 si sta tutto a sinistra e praticamente si dà un leggero colpo sul freno all'altezza del cartello dei 50 metri e si entra a una velocità inaudita. Parliamo di oltre 250 km/h. Davvero, anche farla al simulatore, questa curva ti dà un'adrenalina incredibile. E qui non hai tempo di riflettere, perché subito ti devi preparare per l'ultima curva. Bisogna stare anche attenti qua agli off tracks in uscita da curva 9, non bisogna mai andare oltre la linea bianca sulla sinistra, e questo è il punto preciso dove l'ha persa George Russell, proprio qui dove ho fermato il video. Ancora prima di entrare in curva ha avuto un'altra perdita di carico sul posteriore, quindi sicuramente setup molto molto scarico, però sulla carta è un errore più comprensibile è quello di Russell che quello di Hamilton, ecco, viste anche le gomme che aveva Lewis tanto usurate, un campione del suo calibro poteva magari alzare il piede, andare ai box e preparare per il turno successivo, però capisco anche la foga che quando senti la macchina che ti dà delle ottime sensazioni, vedi che sei competitivo, vuoi mettere assieme tutto quanto e fare un ottimo giro. Questo è il punto dove Russell ha perso la macchina e poi sappiamo ha picchiato con il retrotreno nel muro, e arriviamo adesso al fatidico off track di curva 10, dove anche qua io al simulatore sono stato chirurgico appunto a non andare oltre. Qui si sfrutta tutta la pista e poi il giro si conclude qui. Un giro molto veloce, l'abbiamo visto, di 1:04. Questa pista è anzi Max addirittura l'unico che è riuscito a scendere sotto il muro dell'1:05. Una lavatrice, letteralmente, tre zone di RS, una pista bellissima a 700 metri di altitudine dove per chi sta davanti è praticamente impossibile scappare in gara, a meno che proprio non sei veloce da mezzo secondo in su, mi viene da dire. Quindi sicuramente per Max, per domani sarà dura scappare via, ma allo stesso tempo per le Ferrari sarà molto molto complicato passare, vista l'elevata velocità di punta che la Red Bull ha. È vero anche che ci sono tre zone di RS, rettilineo principale, dopo curva 1 e dopo curva 2, quindi il pilota ha anche tempo per preparare il sorpasso, e non a caso la maggior parte dei sorpassi su questa pista vengono fatti proprio in uscita dal tornantino di curva 2. Perché magari il pilota che sta davanti arriva leggermente lungo, quello che sta dietro prepara un'uscita migliore, prende la scia e poi porta a casa il sorpasso. Leclerc, a cui in curva 3 ne ha fatti molti e molti di sorpassi negli anni passati. Insomma, celebre anche il contatto che c'è stato tra lui e Max in uscita da curva 2 nel 2019. Questa è la mia analisi del tracciato di Spielberg, una pista che io personalmente amo tantissimo. Sì, assolutamente. Uno dei tracciati sicuramente promossi del mondiale, non penso che nessuno abbia niente da dire a riguardo, veramente una pista fantastica per la sua intensità e anche perché regala sempre delle gare avvincenti alla fine, non ci si annoia mai su questo circuito, proprio perché, come hai detto te, è molto difficile andare via e le vetture riescono a seguirsi molto bene. Già con le vetture del regolamento passato ci si riusciva a seguire abbastanza bene, nonostante appunto il disturbo aerodinamico fosse importante per chi seguiva.
pensiamo cosa si possa fare addirittura con quelle di quest'anno. Sicuramente sarà una sprint race, quella di domani, fantastica, e anche un gran premio molto molto interessante domenica. Vedremo se appunto Hamilton riuscirà a recuperare dalla posizione in cui partirà domani, probabilmente il decimo posto, a meno di problemi particolari sulla sua vettura. Vedremo cosa succederà a Perez, vedremo anche Russell se avrà dei danni, dei problemi, eccetera. Alessio, io direi di concludere citando un attimo quello che è emerso oggi dalla riunione dell'F1 Commission. Sono due cambi regolamentari importanti, sì. Magari se ne saprà un po' nei prossimi giorni, e voglio sapere anche un tuo giudizio su questo. L'aumento del budget cap, che è stato aumentato, sarà aumentato del 3,1% a causa appunto dell'inflazione, che è un problema che subiamo sulla nostra pelle tutti i giorni, ma anche i team di Formula 1 subiscono. Inflazione che ha provocato un aumento dei costi di produzione, di spedizione, e quindi giustamente a mio parere la FIA ha deciso di lasciare una tolleranza maggiore sul budget cap, e la posticipazione della direttiva anti-porpoising e, se vogliamo, anche anti-fondo flessibile di Red Bull e Ferrari, che invece che al GP di Francia sarà introdotta in Belgio, a Spa. Quindi dopo la pausa estiva si lascerà un po' di tempo ai team per attuare le contromisure e cambiare il fondo. Cosa ne pensi? Ma allora, rispondo appunto a queste tue due domande, poi ti lancio un ultimo assist ancora legato alle qualifiche, volevo un tuo veloce spunto di osservazione. Allora, sull'aumento del budget cap del 3,1% per via dell'inflazione, nel senso, non posso che essere d'accordo, nel senso che sicuramente è un po' una boccata d'aria anche per quei team minori che si trovano nel centro classifiche, che comunque vogliono lottare per avere un piazzamento più in alto nei costruttori, che comporta tanti tanti milioni poi a fine campionato, magari anche per quei team dove i piloti commettono qualche errore in più e vanno a muro provocando appunto dei danni, vedi per esempio la Mercedes di oggi. Per cui sì, sul fatto di aumentare il budget cap del 3,1% sono assolutamente favorevole. Ci sono tante regole in Formula 1 che secondo me sono abbastanza assurde, come ad esempio quella di sostenere un intero mondiale di 22 gare con tre motori. Per me questa è completamente inaudita. Ad esempio la Ferrari ha già smarcato il quarto motore, la Red Bull dovrà anche farlo, la Mercedes sicuramente dovrà anche farlo, magari visto anche il botto di oggi, i problemi che poi si potranno riscontrare eventualmente, ma questo spetta ovviamente ai meccanici, non a me dirlo. Sul fatto della direttiva anti-porpoising per combattere il fondo flessibile, questo fondo nuovo Red Bull copiato da Ferrari, che segue la filosofia Ferrari, insomma, ne ho lette di tutti i colori. Io, secondo le fonti che ho, andando anche un po' a leggere in giro, secondo me questa direttiva non verrà mai messa in pratica. Io credo che la FIA è stata messa tanto, tanto sotto pressione dopo Baku dalla Mercedes, e mi immagino un Toto Wolff che abbia davvero sbattuto tanto e forti i pugni sul tavolo, stile Melbourne 2017, quando la Ferrari era riuscita ad andare davanti con Vettel dopo il pit stop. E secondo me, per non correre rischi e per non far arrabbiare troppo Toto Wolff, vista anche il pilota che corre per Mercedes, insomma, un certo Lewis Hamilton, ormai un'icona più che un pilota, insomma, credo che abbiano corso un po' ai ripari, insomma. Io non mi sbilancio nel dire che magari c'è stata qualche soffiata dalla FIA ai uomini della Mercedes, soprattutto a Toto Wolff, per combattere il porpoising. Mi sbilancio nel dire una cosa, poi ti lancio l'ultimo assist, nel dire che è abbastanza strano che da una pista all'altra i problemi siano completamente scomparsi. Come ritenevo strano che a Montreal, dove comunque si è vista una Mercedes competitiva, nella notte tra il venerdì e il sabato la Mercedes sia riuscita a montare un doppio tirante. Secondo me è alquanto impossibile farlo, proprio meccanicamente parlando. Lo stesso Binotto ha detto: i miei uomini non sarebbero stati in grado di farlo. Quindi, o hanno avuto un colpo di genio, ma la vedo molto dura, oppure hanno ricevuto, secondo me, qualche soffiata. Però queste sono più chiacchiere da bar, insomma, non spetta a noi parlare di queste cose. No, l'ultimo assist che ti lancio è: cosa ne pensi di quello che è accaduto alla McLaren e all'Aston Martin, una macchina che va bene se vogliamo vedere anche le prestazioni che Vettel sta avendo in gara, che sta facendo, secondo me, un miracolo, ma in qualifica si trasforma in negativo, cioè sembra proprio un'altra macchina, un'altra vettura. E poi un Daniel Ricciardo che, secondo me, sta facendo un'annata, passami il termine, imbarazzante, secondo me. Cioè,
non, secondo me non si migliora, non lo vedo che si applica, cioè non lo riconosco più questo pilota. Non so cosa ne pensi tu, poi chiudiamo questa live e salutiamo tutti i nostri telespettatori e li ringraziamo. Sono molto dispiaciuto perché la McLaren, io immaginavo che quest'anno sarebbe andata a lottare, a dare fastidio magari qualche volta, magari a Imola ad esempio lo ha fatto, in cui è stata sempre davanti alla Mercedes tutto il weekend, però mi aspettavo che sarebbe stata più vicina, invece è caduta nel midfield praticamente, è caduta a centro gruppo, spesso più lenta di Haas, Alfa Romeo, praticamente mi verrebbe da dire condannata al quinto posto, se non peggio, perché non porterà più upgrade, ha detto, e l'Alpine Esatto. continua a migliorare, ha due piloti secondo me molto molto forti, Alonso e Ocon, anche oggi hanno dimostrato di essere assolutamente due grandissimi piloti. Dall'altro lato poi vedi Norris che oggi non riesce praticamente a fermare la macchina perché ha dei problemi ai freni, vedi il problema alla Power Unit nell'FP1, poi non è colpa loro ovviamente, però Power Power unit Unit nuova, tra l'altro, Power unit freschissima, nuova, nuovissima, esatto. quindi esatto, quindi è un team che purtroppo sta sprofondando e non aiuta avere un pilota che in questo momento non sta facendo bene, non ha fatto bene neppure lo scorso anno, ma la vittoria di Monza, se vogliamo un po', lo ha salvato. Mi dispiace tantissimo perché per me resta, è un grandissimo personaggio, è un pilota formidabile quando è in giornata, però di giornate buone ultimamente ne ha avute veramente poche, sono molte di più le giornate negative. Io spero sinceramente che riesca a trovare qualcosa, perché intorno a questo momento del campionato, anche lo scorso anno, un po' si era ritrovato. Ti ricorderai dopo il doppiaggio a Monaco, un po' si era ripreso, poi dopo era di nuovo calato, poi verso la fine aveva più o meno le stesse prestazioni di Norris. Sì, Però il vero. rischio è che da qui alla pausa estiva, poi dopo la McLaren decida di andare per altre strade, o meglio. Non lo so, magari anche lui deciderà di cambiare aria se avrà altre offerte, perché a quanto pare la situazione contrattuale è in mano a lui, non è in mano alla McLaren, perché il contratto è fino al 2023 e le Sì, vero. clausole sono dalla parte di Ricciardo per cambiare team. Quindi la situazione è veramente calda. Poi insomma si parla di Piastri, che però a quanto pare è molto vicino alla Williams, si parla di anche i piloti americani, no? Di Alonso, Pato Ward, messicano, si è parlato parlato anche anche di di Alonso in Alonso, McLaren, Colton esatto. Herta. Sì, ci sono un sacco di piloti che bussano alla porta, anche meritatamente, secondo me, e quindi bisogna un po' vedere. Per quanto riguarda l'Aston Martin, in realtà non sono troppo sorpreso dalla prestazione di oggi perché in qualifica bisogna dire che forse è la peggior macchina del gruppo, a parte Latifi, è Latifi, però l'Aston Martin è veramente in qualifica una delle peggiori vetture in griglia. Vettel oggi ha avuto qualche problemino con i track limits, anche lui. Se non mi sbaglio, il suo miglior tempo è stato annullato, ma Sì, comunque sarebbe stato confermo. eliminato nel Q1. E Stroll è 17esimo, quindi no, non mi aspettavo granché da parte loro e l'hanno confermato. Poi magari in gara riescono anche a tirare fuori qualcosa di buono. In questo senso, la sprint potrebbe un po' venire a correre in loro aiuto perché sono due gare praticamente, due gare, una gara e un terzo, ecco, per guadagnare posizioni e punti importanti. Perfetto, Bene, grazie mille per la tua analisi, come sempre. direi che siamo andati anche abbastanza lunghi, quindi direi che è il momento di chiudere. Ti ringrazio Alessio. Ma grazie a te. E noi ci sentiamo domani per l'analisi della sprint race, stavo per dire delle qualifiche, Abitudine. l'abitudine e niente, un buon venerdì sera a tutti quanti e ci sentiamo appunto domani dopo la sprint. Ciao a tutti.